400 euro a viaggio a patto di ingoiare minimo 100 ovuli con un chilo di resina di hashish alla volta. Una ventina in corriere di origine marocchina al soldo di un'organizzazione di trafficanti di stupefacente proveniente dal paese nordafricano, con a capo un italiano residente a Tombro nel Padovano, attualmente in carcere per reati simili in Spagna. Vanni Sbaitz aveva il compito di distribuire la droga che arrivava in Italia, mentre il suo socio marocchino reclutava gli ingoiatori. Sono 20 le persone arrestate dai carabinieri di Cittadella che sono sulle tracce dell'organizzazione dal 2010. Ma i corrieri li individuavamo tramite attività tecnica che ci permetteva appunto di intercettarli all'arrivo all'aeroporto. Nel momento in cui salivano in macchina li fermavamo e attendevamo che Madre Natura facesse il proprio corso per l'espulsione della sostanza stupefacente. Tre corrieri a sfidare la sorte ingerendo ingenti quantitativi di droga, anche due donne. Una ha ingoiato 200 ovuli in una sola volta in cambio di 800 euro. Una modalità molto pericolosa, adesso anche adottata dai marocchini, come mai? Estremamente pericolosa, infatti quando abbiamo iniziato l'attività siamo rimasti stupiti che gli ingoiatori ingoiassero hashish, resina di hashish, mentre avevamo riscontri di cocaina. Comunque un'attività estremamente pericolosa perché basta la rottura di uno dei 100 ovuli che venivano ingoiati per provocare la morte del soggetto trasportatore. La droga era destinata al mercato del Nord Italia, dell'Emilia Romagna. Perquisizioni sono state effettuate oltre che in provincia di Padova, di Treviso, Vicenza, Modena e Ravenna. Sequestrati in tutto 30 kg di hashish e 20.000 euro in contanti.